faccio con certe questa iniziativa. La Fondazione San Carlo è molto lieta di ospitare la conferenza di Jeffrey Schnapp, che costituisce uno dei momenti culminari della vita di Ago, Modena, fabbriche culturali. Sappiamo che recentemente questo importante progetto culturale ha visto insediarsi figure direttive e operative che hanno iniziato a dare vita con Careta uno spazio, un programma di lavoro decisivo per la città. Molti sono gli attori di primo livello coinvolti a vario titolo, con diversi ruoli, Modena, la Fondazione Casa di Spagna di Modena, l'Università di Modena, di Gemilia, alle Gallerie Estense e altri ancora. E pertanto non entro certo nel merito di una questione istituzionale perché non ho più titolo per farlo e soprattutto dopo di me parlerà Mauro Selico. Visto però che ho partecipato ai lavori dell'Advisory Board che ha accompagnato la nascita di Ago, mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione, in modo del tutto lapidario, una breve riflessione di politica culturale, spero utile per Ago e per la città. Promuovere attività culturali sembra oggi piuttosto facile, ma in realtà, se queste intendono avere un'effettiva ricaduta, si tratta di un'operazione difficile e complessa. Per un motivo particolare, che non è solo operativo o relativo alle questioni organizzative. Il motivo è che cultura vuol dire tutto e nulla allo stesso tempo. Cultura può essere conoscenza, intrattenimento, formazione e comunicazione, turismo e vita sociale. Ecco, in ognuno di questi casi sono necessari quindi linguaggi, metodi, azioni, contenuti diversi. Costruire un percorso di formazione alla cittadinanza è infatti cosa ben diversa da organizzare eventi di marketing territoriale e altri esempi potrei fare in questa direzione. Ecco allora, tutte queste declinazioni dell'idea di cultura sono importanti, naturalmente, ma è necessario che ognuna di queste declinazioni debba essere pensata nello specifico, con intenti, modalità e mezzi particolari. È necessario perché in caso contrario non si raggiungono gli scopi previsti. Ma, mi vado a chiudere, anche sugli scopi credo sia necessario avere chiarezza, costruendo un sapiente equilibrio appunto tra le diverse declinazioni di cultura, tra conoscenza e intrattenimento, tra formazione e comunicazione, eccetera. Non dimenticandosi quindi che oggi il deficit culturale che attraversa le nostre società, il deficit culturale più preoccupante non riguarda solo le aree della marginalità e delle esclusioni sociali, ma anche quella degli adulti soprattutto in età post-scolastica, che anche a causa del dominio dei social media rischiano spesso di sprofondare in un analfabetismo di ritorno massimamente pericoloso per le pratiche democratiche. E allora in questa direzione credo che il sistema Modena, all'interno del quale naturalmente Ago svolgerà un ruolo fondamentale, debba lavorare. Grazie e buon lavoro. Buonasera, sono Federico Di Mauro, sono da gennaio responsabile di Ago, il progetto della fondazione della Casa Comunale di Modena che ha sede nell'ex ospedale di Santa Cristina. Tanto vi do il benvenuto, non è anche del Presidente e del Direttore. È una delle prime iniziative pubbliche di Ago, e dunque è bene riassumere in pochissimi minuti qual è il nostro scopo. La Fondazione, credo con una visione importante, ha deciso di dedicare questo spazio formidabile, centrale per la città, al tema culturale del XXI secolo, che è l'incrocio fra le scienze umane e la cultura digitale. E ci sono lì 40.000 metri quadrati che aspettano di essere riempiti di contenuti, di idee, di progetti, di maestri sapienti, di giovani che hanno voglia di studiare e di lavorare. E quindi c'è tutto da fare. Per il momento ci stiamo muovendo su tre grosse linee di azione. La prima è stato costituito un centro interdipartimentale che
che mette insieme gli informatici dell'università e gli umanisti dell'università. È un incontro impegnativo, ma che può dare dei risultati straordinari. Il secondo, speriamo di poter essere, dopo quella del Vaticano, la prima grande biblioteca storica di città d'Italia, perché è iniziato un programma estense che ci permetterà nel tempo di scansionare e di mettere in rete e di rendere consultabile a tutto il mondo quel tesoro che è la biblioteca estense e che è anche un po' l'inizio però di un discorso che si estenderà anche a quei formidabili archivi e biblioteche di cui è dotata Modena grazie alla storia degli estensi. La terza linea di azione riguarda la formazione, riguarda la trasmissione, perché è uno dei punti forti del digitale che si incrocia con i saperi è proprio la potenza educativa, formativa che ha il digitale ed è quello che chiamiamo Future Education Modena, ed è l'idea di un'azione formativa continua che riguarda tutte le fasce di età e che supera ogni differenza di preparazione, di età, di genere e così via, speriamo nel tempo anche i nuovi italiani che sono le popolazioni immigrate traggono da questo lavoro un'utilità sempre più forte. Queste sono le tre linee di azione di AGO. Vorremmo che AGO diventasse una specie di una centrale di produzione di sapere, di diffusione di sapere. Il digitale offre delle possibilità enormi, nemmeno noi oggi sappiamo calcolare o sappiamo prevedere che cosa ci può dare e quindi penso che sia molto bello, sia un giorno di orgoglio per Modena, che Modena sia una delle città che competono per essere prima o fra le prime in Italia con questa sfida. In questo centro, che sarà il nostro supervisore, Jeffrey Schnapp, che abbiamo invitato, e ci aiuterà con i suoi consigli da Harvard, dove gestisce questo formidabile MetaLab. E oggi sarà qui con noi Jeffrey, che è venuto a salire sul palco e sarà uno direi dei massimi animatori del mondo di questo incrocio tra le digital humanities e Luca De Biase, che conoscerete perché è responsabile di Roma. Anni è il principale fattore della diffusione della cultura digitale in Italia. Luca De Biase intervisterà Schnapp che ci racconterà che cosa sono queste benedette digital humanities. Più che l'intervista lo introduco, poi sentiremo una sua vera e propria lezione, perché questo è quello che vale la pena di ascoltare, poi sì, effettivamente gli farò qualche domanda alla fine. Io, per chi non lo conoscesse, vorrei dire che Jeffrey Schnapp è un punto di riferimento. Parliamoci chiaro, se pensiamo a qualche anno fa, quando si parlava della astrattezza, distacco dalla realtà dell'accademia e della conoscenza universitaria, si diceva si parlava di una materia lontana dalla nostra esperienza e si diceva filologia romanza. Non so se vi ricordate, filologia romanza era l'esempio, l'emblema dell'università che sta fuori dalla nostra realtà, che è una produttiva, che vuole matematici, ingegneri, vuole fisici e vuole persone che sono di scienze dure. La filologia romanza è come la tradizione, va ridetta in chiave contemporanea, perché la tradizione non è fare le cose che si sono sempre fatte, c'è
ne siamo resi conto. La tradizione è la sorgente della conoscenza che ci dice come sono fatte le cose che sono fatte bene. E la filologia romanza è la materia, è una delle materie che ci dicono com'è fatta la cultura, la ricerca umanistica fatta bene. E Jeffrey ha studiato filologia romanza. Studiando per una tesi su Dante e il paradiso di Dante. Dopo questo è stato a Stanford, ha insegnato lì, è stato in tre o quattro università Ivy League, ha contribuito, non so, a progettare le gallerie di Trento, dove per la prima volta l'ho incontrato, ha riprogettato la storia del trafatto, la storia del caffè, ha lavorato come Chief Visionary Officer, ancora lo è, per la società della Piaggio che fa le cose più avanzate. Non so se avete visto quel macchina robot che porta le valigie della Piaggio, quella specie di rotellone robotico che segue il suo proprietario dentro le valigie. E siamo quindi la filologia romanza, il design, il progetto di futuro, il progetto, la conoscenza e la consapevolezza del passato, tutto l'insieme della relazione tra tradizione e innovazione, tra valore della conoscenza, valore della qualità della conoscenza e costruzione di un futuro che paga la pena di essere vissuto, è incarnato dalla storia di Jeffrey Schnapp, che dal 2009, dopo la crisi finanziaria, ha deciso di andare a salvare anche Harvard, occupandosi della situazione di MetaLab con il Berkeley Center, che è uno dei centri che nel mondo meglio stanno implementando il rapporto tra internet e società. Insomma, Jeffrey Schnapp è un punto di riferimento. Sentiamo come ci racconta le digital humanities, che non sono digitalizzare, giustapporre il digitale e l'umano, sono prendere consapevolezza della grande trasformazione che stiamo vivendo, questa trasformazione per cui il nostro corpo ha assunto una forma nuova, si sta trasformando in un contesto digitale, la Corte Suprema del suo paese ha stabilito che il telefonino non è una protesi del corpo, è parte dell'anatomia umana. Quindi, mettetevi la via, se la discussione in famiglia è sempre sul telefonino, c'è parte della famiglia. Jeffrey, a te la parola per la lezione, poi ci sentiamo dopo. Benissimo. Ringrazio l'amico Luca, noi ci frequentiamo dall'epoca delle gallerie di Piedicastello, che infatti ci riporta al 2009, se non sbaglio, e no, mi fa veramente piacere poter presentare, per darvi una specie di sorvolo di cosa sono le digital humanities, l'umanistica digitale. E Luca mi ha già aiutato in qualche modo a rispondere a forse la prima domanda, che se si tratta semplicemente di applicare dei metodi basati su nuove tecnologie o metodi di informatica al campo umanistico, al campo della cultura, e la risposta è decisamente no. Se io devo rispondere in modo più conciso, assolutamente, cioè economico, alla domanda cosa sono le digital humanities, la risposta più corretta, più responsabile sarebbe che sono un lavoro in corso, a work in progress, ossia non sono un'area disciplinare, malgrado il fatto di aver scritto anche un libro abbastanza influente sull'argomento che porta come titolo Digital Humanities, come tutte le etichette, è uno sforzo di raggruppare quello che in realtà è una piattaforma di sperimentazione che mette in dialogo queste due parole. E vorrei sottolineare che sia il titolo della versione italiana, che graficamente non ha la stessa struttura del libro americano, però in ambedue c'è un trattino, e questo trattino è, noi abbiamo dibattuto, noi autori di questo libro, proprio sul titolo, perché nessuno di noi ama la frase di Digital Humanities, ve lo spiego dopo perché. Però il trattino è stata la soluzione vincente, perché in realtà sono il dialogo, le energie che corrono
direzione, dal digitale verso il settore delle scienze umane, della cultura, e in direzione opposta, dove queste conoscenze radicate nella storia, i problemi che ci pongono gli oggetti culturali, anche dal più lontano passato, che sono anche uno stimolo per l'innovazione sul lato digitale. Per cui non stiamo parlando semplicemente di come aggiornare la cultura, cioè portarla in sintonia con le tecniche, le piattaforme tecniche dominanti della nostra epoca. No, non è un'operazione del genere, anzi, né la parola digital né la parola humanities rimangono la stessa parola quando li mettiamo in collisione, in contatto, in dialogo. È proprio questo il tema, la risposta alla domanda cosa sono le digital humanities. Allora, io vorrei sottolineare che nel libro americano c'è tutta una tipologia delle forme di sperimentazione che caratterizzano queste aree emergenti di prassi. E ne parlerò, presenterò una specie di sorvolo di alcune delle aree in cui lavoro io personalmente, perché sono più autorevole a raccontarvi un po' come in quelle aree l'oggetto proprio che la cultura cambia grazie all'approccio che mette insieme, che sposa sia la sperimentazione tecnologica, sia la sperimentazione con nuove metodologie, nuovi modelli di produzione del sapere. Però quello che vi volevo sottolineare è che questa specie di dialogo fra l'informatica e le scienze umane non è una novità. È già in corso da più di mezzo secolo. Il padre fondatore, in questo caso il padre letteralmente, un gesuita, è un italiano, il padre Busa, che ha convinto il padrone dell'IBM nel 1946 di usare i primi grandi computer, che avevano le dimensioni di 3-4 armadi, per applicare questi strumenti alla creazione di concordanze per lo studio delle opere di Tommaso d'Aquino. Cioè, il primo progetto di Digital Humanities nasce nel 1946, viene completato nell'80, e anche in un progetto molto tradizionale, le concordanze sono uno strumento di ricerca di base, una specie di infrastruttura per il lavoro umanistico, in questo caso nel campo della patristica. Il padre Busa era molto lucido sullo scopo di questa operazione e un saggio che mi ha pubblicato alla conclusione del Corpus Domesticus ha insistito che l'uso dei computer non è per facilitare il lavoro che facciamo, che abbiamo sempre fatto in modo manuale, artigianale, trasforma l'oggetto stesso. Il sapere non è lo stesso sapere, è un altro sapere. I metodi non solo rafforzano i modelli già consacrati, si tratta di nuovi processi e nuovi deliverables, nuove creazioni, nuovi oggetti della conoscenza. E di questo vorrei insistere, perché la frase digital humanities, la frase umanistica digitale, ha una lunga storia dove ci sono stati usati altre etichette per descriverlo: informatica umanistica, computing in the humanities, cioè una lunga evoluzione. Questa è una foto di me con capelli e una piccola cravatta lavorando, questo è 1983, al Dartmouth College, nel centro informatico. Vedete, ci sono ancora i computers della Honeywell, come degli armadi. Noi stavamo lavorando sul primo progetto digitale finanziato dal governo americano, che era, e questo forse vi sorprenderà, uno strumento che tutti gli studiosi di Dante usano adesso, è lo strumento veramente più autorevole, che è un database di tutti i commenti alla Divina Commedia di Dante, dai primissimi commenti dei figli di Dante fino al presente, tutti integrati in un database. Cioè un progetto, se volete, che rappresenta una forma di continuità con questa creazione, strumenti infrastrutturali per permettere agli studiosi di
studiare opere umanistiche e noi stavamo cercando di convincere quell'oggetto enorme che è una macchina che si chiama Kaden, un'invenzione di Ray Kurzweil, forse alcuni di voi conoscete Kurzweil, ancora vivo, profeta della singolarità, per esempio. Quella macchina è una macchina che non riesce a fare un'operazione che voi riuscite a fare con il computer che portate in tasca, con il vostro cellulare, ossia a leggere un testo e trasformarlo in un file digitale. Però noi stavamo cercando di fare una cosa che sembrava impossibile tecnicamente all'epoca, perché queste macchine sono state costruite per leggere testi stampati dopo l'industrializzazione della stampa, o battuti a macchina, non edizioni del 500. E noi siamo riusciti a inventare una serie di soluzioni che hanno permesso a macchine di questa generazione a leggere tutti i commenti danteschi del 700 e dell'800, usando una serie di trucchi e di soluzioni tecniche. E questo per dire che la direzionalità non va dal digitale al settore umanistico, va nelle due direzioni. È sempre stato. Nel 1999 ho fondato lo Stanford Humanities Lab, che è un altro momento di questa rivoluzione, però vedrete che i temi dello Stanford Humanities Lab rimangono dei temi per me attualissimi. Per esempio, la questione di cosa è un archivio nel XX secolo. Noi pensiamo di sapere cosa sia, però spero di dimostrarvi che proprio la parola archivio, la parola museo, la parola biblioteca assume tutta una serie di nuovi sensi nel contesto attuale. Siamo in un momento veramente dove tutte le questioni di base, tutte quelle certezze che abbiamo ereditato dall'800 e dal 900 vanno ripensate in funzione di nuove possibilità. Allora, adesso, come l'amico Luca ha sottolineato, sono il direttore del MetaLab a Harvard e noi lavoriamo ancora su molte di queste aree, il problema di come costruire nuovi modelli di archivi, il rapporto tra comunicazione scientifica e partnerships con il settore museale, con le biblioteche. Lavoriamo soprattutto nell'elaborazione dei dati, e questo è un argomento sul cui torno a lungo, e anche nel settore delle comunicazioni, cioè i modelli di comunicazione scientifica, dove il libro era una specie di standard d'oro, la pubblicazione specialistica, il saggio nella rivista specialistica. Quel mondo da ben più di un decennio non solo si sta trasformando, ma è cambiato profondamente. Per cui dobbiamo non solo guardare indietro a quei modelli di cosa è il sapere, ma invece inventare nuovi generi, nuove forme. È una grande avventura, siamo all'inizio, però è un momento di grande opportunità. Allora, ho già riflettuto brevemente su questa problematica, come chiamare quest'area, che è un'area, una specie di piattaforma di sperimentazione. E la frase Digital Humanities è utile, è importante proprio per questa sua capacità di mettere insieme due termini che suggeriscono due mondi separati ma uniti e si intrecciano sempre di più in modi sempre più intimi. E questo mondo di sperimentazione comprende tante pratiche, dallo studio di testi letterari usando lo strumentario del text mining. Questi sono alcuni degli esempi di aree in cui lavoro io, per esempio lavori su, per esempio, un'area che non faceva parte del cuore delle scienze umane, però che sta assumendo un ruolo sempre più importante, che è il fatto che a partire dall'inizio del Novecento c'è una colonna sonora per la storia della cultura. Cioè, io come medievalista posso sapere che la cultura trecentesca era ricchissima di performance, cioè di spettacolo, di musica, di poesia, mai trascritta. Però di quello sono rimaste le tracce che troviamo nelle tradizioni manoscritte, naturalmente. Ma invece a partire dal Novecento, con l'arrivo delle tecnologie di registrazione, noi abbiamo una colonna sonora che comprende non solo i frutti dell'attività umana, la musica, la voce dei grandi leader, ma anche i suoni della natura,
della città, cioè, e questo è una radiofonia, però non abbiamo dei modelli di archivistici così ricchi che come abbiamo per i libri o per i manoscritti o per le collezioni di opere su carta, per esempio. Per cui, cioè, ci sono delle aree nuove che si sono aperte che ci permettono non solo di pensare a nuovi modelli di comunicazione, di analisi, di studio, di formazione, ma anche di comunicazione proprio dei risultati di quelle ricerche. E questi sono alcuni dei generi che fanno parte del digital trattino humanities, però preferisco invece di specificare tutte queste forme, vorrei invece parlare di questi sei temi, perché mi sembrano i temi più importanti, magari nel nostro dialogo ci torneremo, però credo che siano i sei punti che ci fanno capire il momento di trasformazione che corrisponde a questa etichetta ampia che è umanistica digitale. E quelle sei aree sono i dati, il loro ruolo fondamentale, preponderante, primordiale nel contesto della cultura attuale. Secondo, il ruolo delle reti come spazio civico che ha ridefinito tanti aspetti della nostra vita. La questione dei canali, come si comunica il sapere, la cultura, il pubblico stesso, chi è il pubblico? Adesso il pubblico partecipa con modalità nuove rispetto a queste attività. L'archivio, cioè la conservazione del passato e la sua attivazione, e l'ultimo punto, gli attori, chi è che agisce, chi sono i protagonisti di questo nuovo mondo dell'umanistica digitale. Allora, partiamo da Dati, che in qualche modo è la piattaforma su cui molte di queste pratiche dipendono. Tutti di voi sarete sicuramente coscienti di quanto c'è una specie di accelerazione vertiginosa nella produzione dei dati, che non corrisponde solo alla crescita dei social, entrando a far parte letteralmente della quotidianità della nostra attività umana. Il fatto che noi portiamo quasi tutti un computer in tasca che traccia ogni nostro movimento vuol dire che noi stiamo contribuendo massicciamente alla creazione di dati. Il fatto che questi dati vengano o meno usati, analizzati e da chi magari non ci preoccupa o ci preoccupa, però tutte queste attività che caratterizzano la cultura umana, camminare, muoversi sullo scooter, chiacchierare, nel mondo analogico lasciavano delle tracce che noi siamo coscienti tutti. Nel caso di camminare, magari noi modificavamo le correnti d'aria, però non più di quello. Nel caso delle chiacchierate, la memoria forse. Nel caso della lettura di testi, magari chiose, appunti, questo tipo. Adesso tutte queste attività producono dati. Cioè, siamo proprio dentro un mare di dati. E questi dati comprendono anche le nostre attività volontarie, la nostra partecipazione alle varie reti che hanno anche informato la nostra attività sociale, culturale, lavorativa, eccetera. Questo è un poster che esce ogni anno e che semplicemente quantifica la nostra produzione collettiva come umanità di dati. E io vi voglio persuadere che naturalmente ci sono dibattiti su a chi appartengono, chi ha il diritto a questi dati, però alla fine i dati non sono più esterni alla nostra vita e non sono più esteriori rispetto alla cultura. Cioè, i dati possono anche essere belli, però vanno lavorati come un materiale, come il marmo, come l'argilla. E una parte del lavoro è un lavoro critico e creativo che ha caratterizzato soprattutto l'umanistica digitale in questa epoca, è di creare nuove forme di storytelling dove sono i dati che parlano in qualche modo. E vi sottolineo un punto che credo che Luca mi possa verificare, che negli ultimi 5 anni l'articolo più letto
nell'elenco di articoli di pubblicazione del New York Times, che è sempre stata una data visualization per 5 anni. Cioè, per cui i dati comunicano, sono un mezzo potenziale di comunicazione. E vi do alcuni esempi di come i dati possono servire. Questi sono progetti di studenti, cioè ragazzi in corsi di laurea. Questo è un progetto fatto da uno studente ungherese che ha usato tutti i dati della Società Internazionale di Astrofisica per fare una data visualization della struttura dell'universo. Ecco una che mi piace in particolare, che è una mappatura della storia della filosofia occidentale in base ad una tassonomia sviluppata da un'altra società internazionale di filosofi. Cioè, questi sono progetti studenteschi, però che ci danno una rappresentazione di un oggetto che non è visibile, cioè magari uno lo vede come scaffali di libri uno dopo l'altro, invece rendono non solo visibile ma un oggetto di interazione questi dati. Ed ecco un progetto del mio lab. Questa è la rappresentazione di un archivio, la storia di un giardino botanico, dalla prima pianta che è stata piantata nel 1886 fino al presente. Ogni punto è una pianta che arriva, e notate la struttura, la metafora degli anelli, dell'albero diventa la struttura portante di questo movimento verticale tra la fondazione di questo parco, che era un laboratorio per studiare la tassonomia delle piante, fino al presente, c'è questa crescita. E questo è solo un elemento animato all'interno di una pubblicazione ibrida, dove c'è anche un racconto storico-analitico di questa istituzione. Però cosa fanno i dati? I dati ci trasformano un oggetto che dura troppo, è troppo grande, non è visibile, percepibile, in un oggetto della nostra esperienza. Ecco un altro esempio. Quello che state guardando è la storia della diffusione della Divina Commedia, il passaggio dai manoscritti, dai codici, alla storia delle pubblicazioni, con uno schizzo tridimensionale, topografico, della storia delle edizioni e delle traduzioni. E poi una piattaforma che abbiamo lanciato a Harvard l'anno scorso, che tutto il curriculum, tutti i corsi, l'universo dei corsi che l'università offre, tramite una serie di strumenti basati sulla data visualization, che ci permette di vedere tutta Harvard in una veduta sola e di zoomare dentro fino al livello di ogni corso individuale e poi di usare tutto lo strumentario dei mancadati per guardare questi stessi dati da 1000 prospettive diverse. E qui abbiamo non solo il semestre presente, l'anno accademico presente, abbiamo 35 anni di vita dell'offerta di corsi di laurea, una storia, una specie di ritratto istituzionale. Per cui tutto questo per cercare di convincervi che i dati non solo sono fondamentali, sono importanti, ma sono una forma di cultura, sono il nostro patrimonio culturale. E questo ci chiede di modificare alcune abitudini che abbiamo e di integrarli nelle nostre operazioni di base. Passiamo alle reti. Naturalmente, chi è il proprietario di questi dati che noi partecipiamo a creare nella nostra quotidianità? C'è una battaglia su queste questioni, tra Google, tra i grandi protagonisti di ogni tipo. Però, al di là di quella battaglia, ci apre la possibilità anche di connettere pezzi del paesaggio, istituzioni, aspetti della vita, della cultura, in nuove forme. Questo è un progetto un po', una specie di proiezione, però immaginate che le biblioteche, gli scaffali delle biblioteche siano presenti in ogni fermata di autobus, per esempio. Cioè questi collegamenti, che sono un gioco naturalmente, però ci fanno capire che l'istituzione di Matone, che per noi era per definizione la biblioteca, come una colonna portante del mondo della trasmissione del sapere, oramai ha un portale che potrebbe anche aprire la sua vera facciata, magari da su
non so, sul telefonino, no? Che è una visione un po' diversa, ci apre anche la possibilità di pensare a nuovi rapporti tra lo spazio fisico e quel computer che ognuno di noi ha in tasca o in borsa. In questo caso un progetto che cercava di usare le risorse dell'open science per andare a partecipare a operazioni di osservazione dell'attività degli insetti e degli uccelli in quel parco naturale, quel giardino botanico che avevo fatto vedere prima. E poi sì, la biblioteca. Per cui le reti sono la vera facciata di tutte le nostre istituzioni pubbliche di oggi. Il mattone c'è sempre, l'oggetto culturale c'è sempre, però ci sono anche questo alone di dati e queste reti che ci connettono, come una specie di tessuto. Proprio in questo contesto vorrei sottolineare un'implicazione di questo mutamento, che è il fatto che la comunicazione non è più lineare quanto lo era prima, ossia abbiamo sempre la possibilità di un modello, ed è il modello che si sta affermando con sempre più forza, multicanale di comunicazione. Il libro stesso non è più necessariamente detto a se stesso, cioè noi abbiamo la tendenza a pensare al libro, allo stampato, come il prodotto, il frutto, il documento definitivo, però la stampa digitale ci permette di produrre libri istantanei, cioè, e si stanno sperimentando mille modelli interessanti dove il libro magari è un nodo intorno ad una serie di altre operazioni, però non il frutto, non il risultato. Ci sono formule che, come questa è una impaginazione di uno dei designer più importanti in questo momento lavorando nel settore della stampa, Craig Maud, dove il libro ha un suo ruolo, però è affiancato ad una serie di altri prodotti che usano la specificità di quel canale per aggiungere valore al libro. E vi farò vedere un esempio di questo tipo in un momento. Io ho fatto tanti esperimenti, e questo è l'esempio che vi vorrei far vedere. Cioè, questo è un libro pubblicato nel 1970 che porta come titolo Blueprint for Counter Education. È un libro che documenta una pratica radicale della fine degli anni 60. L'idea è che era un'università in una scatola. C'erano tre posters, un manuale, e uno doveva creare un ambiente immersivo in una stanza con questi manifesti e usare questo manuale, che in realtà è un database, è una lista di libri che bisogna leggere, e l'ambiente doveva essere uno stimolo per creare delle mappe cognitive per se stesso, che mappavano modelli emergenti di conoscenza. Un oggetto strano, esotico, è stato un fallimento terribile, poi potrei raccontare i particolari. Però, domanda, come si fa un'edizione critica di un oggetto raro, strano, però affascinante della sua epoca, fatto così? Cioè, questa è una domanda a cui abbiamo risposto io e i miei collaboratori. Notate, quello è l'originale e questa è l'edizione critica. Non so se vedete la differenza, c'è un piccolo libro in un'edizione che riproduce un libro d'artista perfettamente, che si è impilato, che è l'apparato critico, proprio come un libro, un'edizione di un testo antico romano, no? Come l'intervento del filologo. Però poi la storia non finisce lì, perché c'è un supporto digitale che il supporto che credo che ci aiuti a capire come un modello di comunicazione multicanale cambia l'oggetto stesso. Questo è il sito che accompagna la ripubblicazione in edizione critica di questo esperimento radicale del movimento anti-universitario della fine degli anni 60. E questo è un archivio. In realtà voi vedete il risultato questi poster finali, però si può andare dietro nel tempo a guardare ogni strato che ha portato poi al risultato finale, e su ogni punto si può cliccare e andare proprio all'origine del progetto, a tornare a come
questo progetto è nato come una pratica, una pedagogia radicale che veniva comunicata tramite la creazione di queste piccole tessere, no? Che poi sono state assemblate in degli schemi che poi sono diventati questi poster, e i poster poi sono stati rimmaginati. Per cui, cioè, questo lo do solo come un esempio di come questi processi sono digitali, sì, però incidono anche sul nostro concetto del mondo analogico. Adesso salto, vado avanti per chiudere, alcuni altri esempi di libri sperimentali, cioè che cercano di riimmaginare cos'è un libro, non come l'oggetto definitivo, ma invece come un momento nello sviluppo di un progetto che poi si connette ad altri momenti di quel progetto, però magari un po' che assumono forme diverse. Sono passato alla questione del pubblico. Chi è il pubblico di questi progetti che cominciano a comunicare in questo modo multicanale? Beh, è spesso un pubblico partecipativo. Cioè, questi sono tre progetti importanti di citizen science, dove cittadini non specialisti, non addetti ai lavori, scelgono di partecipare a progetti di elaborazione scientifica. Quello di più successo, questo è un fatto abbastanza strepitoso, è nel settore dell'astrofisica. C'è un mondo di cittadini non fisici che passano i loro weekend a divertirsi ad identificare strutture stellari riconosciute dai satelliti, però non classificati ancora. Infatti, io i miei weekend non li dedico a questo, però lo trovo fantastico che ci sono delle persone che la pensano così. Vi do un esempio nel settore filologico, Ancient Bias. Si tratta della decodificazione di uno dei più importanti reperti archeologici trovati alla fine dell'Ottocento, i papiri di Oxyrhynchus, cioè 4-5 generazioni di filologi greci hanno costruito le loro carriere su edizioni dei papiri, però sono arrivati alla fine con i frammenti più piccoli. Nessuno voleva sacrificare la carriera a decodificare i pezzi illeggibili, perché quello è una mossa prudente. Allora, cosa hanno fatto questo gruppo di giovani studiosi di letteratura greca? Hanno montato una piattaforma che si chiama Encephalus, che è ancora in corso, dove il pubblico ha decodificato i pezzi più difficili, senza conoscere il greco, usando la tastiera e identificando le forme, e votando, e dopo 5 votazioni una lettera passa. E niente, abbiamo quasi finito il lavoro. Dico abbiamo perché siamo noi che l'abbiamo finito. Noi stessi a Harvard abbiamo fatto uno esperimento con la collezione di fotografie che si chiama nell'archivio di Bernard Berens, uno dei padri fondatori della storia dell'arte, le opere senza tetto, ossia delle opere che sono state fotografate all'inizio del Novecento e poi di cui si è perso la traccia. Per cui abbiamo scritto dei programmi per fare delle ricerche in rete e poi abbiamo mandato in giro sui social tutta una serie di inviti alle persone a partecipare alla caccia a questi oggetti persi. Abbiamo trovato l'80% degli oggetti in meno di 6 mesi. Cioè, questo per dire. Alcuni erano sulle pareti di musei, altri erano spariti durante i bombardamenti, però è solo la prova che proprio questi oggetti, questo coinvolgimento del pubblico sta cambiando le nostre abitudini. Questo è un archivio dove, per esempio, io non leggo il giapponese, però conosco la versione in inglese, il tasto a fianco al mio nome, un tasto dove io posso contribuire se sono stato partecipe del disastro nucleare di Fukushima, una testimonianza, per aggiungerla alle memorie archiviate in questo sito che documenta tutta la storia dell'evento e quello che è successo dopo. E poi abbiamo fatto noi e tanti altri gruppi che lavorano nel settore museale, progetti che cercano di usare i database dei musei e trasformarli in esperienza. Cioè, questo è solo un esempio, non mi fermerò per questo per chiudere. Questo è il cosiddetto Lightbox Gallery, che è una galleria che voi
sperimentate, dopo aver attraversato tutto il Museo di Arte di Napoli, avete visto faccia a faccia 1800 preoggetti e arrivate e c'è questo muro dove ci sono tutti insieme alla fine, e usando un Airbus, un oggetto come questo, cioè basta cliccare e vedete questo oggetto come oggetto digitale, non come surrogato, non come rappresentazione solo dell'oggetto, immagine tutti, con tutti i campi, con tutte le riproduzioni, basta cliccare sul campo e parte una proiezione sulla parete apposta dove vediamo il rapporto tra questo oggetto e tutti gli altri oggetti alla stessa volta, una specie di social network di una collezione istituzionale. Ok. Archivi. Beh, noi di solito quando pensiamo a cosa sia un archivio abbiamo un po', cioè la visione tradizionale è una visione un po' come questa. Prima ci sono i documenti, gli oggetti su cui si costruiscono sistemi di accesso, lavoro dell'archivista. Poi, lavorando con queste informazioni, si arriva a produrre delle forme di conoscenza e poi quelle forme vanno valutate dalla comunità di esperti per arrivare a delle novità. Però da un po' di tempo è questo l'archivio. Cioè, l'archivio che corrispondeva a quella piramide non c'è. Gli archivi sono sempre di più delle reti. Sono delle reti che magari vengono vissute, come quella pagina dell'archivio del disastro nucleare del Giappone che vi potete vedere, e magari vengono vissuti dagli utenti come se fossero unificati, però in realtà sono dei consorzi dove tanti partner mettono insieme le loro risorse e li integrano solo a livello del portale web. Perché? Perché sono degli archivi vasti, di una vastità che va così al di là delle nostre capacità e implicano un'altra struttura, dove si parte dall'attività della comunità di persone coinvolte in qualche modo, non si parte dal progetto, dal documento. Nel caso dell'archivio di Fukushima, l'archivio era nelle tasche delle persone, le foto che hanno fatto, gli sms che hanno mandato, i messaggini, cioè tutto quello è al cuore della memoria di un evento. Il bello di una memoria che assume questa forma è che è databile fino a un decimo di secondo. Immaginate come uno storico poter fare il fast forward e replay, cioè fino al livello di granularità dei secondi. Cioè, quando un medievista riesce a collocare un evento in una decina d'anni è felice. Se si lavora sul Novecento magari si riesce fino ad una settimana. Qui stiamo parlando di un archivio che è un luogo di memoria, è molto di più che un archivio nel senso tradizionale. Ok, e chiudo. Chi sono gli attori in questo mondo? Mi sono scelto come cavia qui per farvi vedere che ognuno di noi è diventato una rete. Questa è la visualizzazione della mia rete sociale fatta da un software, dove vedete, era nel 2009, tutti i miei rapporti con gli interlocutori principali, chi riceveva più email, di che lunghezza, eccetera. Per cui noi siamo delle reti, lo siamo sempre stati, però lo siamo in una forma nuova, sempre più drammatica. Ecco, chi sono i protagonisti di questo, i modelli di creazione di contenuti? L'umanista digitale chi è? È una rete di rapporti. È così che funzionano i laboratori del nostro tempo. E quando pensiamo al futuro delle istituzioni culturali, è questo il modello che dobbiamo sempre di più impostare. Grazie. Questo è, come dire,
realtà hai trattato come il trattino tutte le altre cose che sono dei segni della cultura, che la cultura ci ha lasciato, che l'esperienza degli altri che ci hanno preceduto ci ha lasciato, e che diventa come il trattino, diventa una forma di energia inesauribile, rinnovabile, che crea nuova conoscenza attraverso un approccio sperimentale. Insomma, tutto quello che noi abbiamo qui adesso, penso che lo so, insomma, il focus della nostra conversazione vada verso l'arco, no? Tutto quello che abbiamo di estensi, di museologico, di archivistico, di estetico, da salvaguardare, parlando con la sovrintendenza, da rinnovare totalmente, tutto questo insieme deve diventare un trattino, deve diventare un sistema di energie, di energie rinnovabili. Questo è quello che mi porto a casa dalla tua prima, insomma, dalla lezione, che peraltro, insomma, spero si sia visto, è una straordinaria esemplificazione di possibilità. E questo, diciamo, è un messaggio chiaro, un paese che ha paura del possibile. Siamo immersi in una storia che forse per motivi vari ci sta dicendo che l'impossibile è più grande di noi, e invece non è così. E tu ci suggerisci che non deve necessariamente essere. Beh, allora, tiriamoci sulle maniche, gli emiliani lo hanno sempre fatto, i modellini hanno le maniche retrattili, cioè basta dire tac e si tirano sulle maniche automaticamente. Il punto è, cominciamo con una strategia, quindi parliamo della strategia. Da dove cominciamo? Dai muri, parliamo della sovrintendenza, parliamo della burocrazia, oppure parliamo di che cosa vogliamo fare. Come sarà la strategia del lavoro per ARPA? Ma credo che tu abbia capito esattamente lo spirito di questo intervento. Non era suggerire che ci sono delle risposte già standardizzate, universali, ma invece di capire che siamo in un momento di grande opportunità, cioè di rimaginare l'assetto istituzionale, posizionare queste istituzioni in un caso come quello modenese, cioè la ricchezza delle raccolte, delle collezioni, le istituzioni che ci sono, non credo di doverla sottolineare, è una ricchezza infinita, però per attivare il potenziale di tutti quegli elementi dobbiamo pensare quell'assetto istituzionale in modo nuovo. E un patrimonio culturale che vive solo nei magazzini non è un patrimonio culturale. Allora, che tipo di patrimonio culturale vogliamo? Beh, vogliamo un patrimonio culturale che vive, che si respira e che incide sul presente. Per cui si tratta di, a mio avviso, sicuramente di nuove strutture di formazione e di ricerca. Si tratta di nuove alleanze, sicuramente, si tratta di sperimentare con tante forme, tante modalità, e sicuramente si tratta anche di cercare dei meccanismi efficaci per coinvolgere sempre più persone in queste operazioni, che altrimenti non avranno l'impatto e il peso che meritano. Questo è una prima risposta, perché in realtà siamo all'inizio di un processo che secondo me promette tante cose e dove non ci sono delle risposte precondizionate, ma bisogna partire proprio dalla ricchezza che c'è e come catalizzare quella ricchezza in qualcosa di importante. Prima cosa, regola, legge. Il patrimonio culturale non è come il petrolio, è il contrario, è rinnovabile, è pulito, non genera CO2, ma deve essere connesso, agito, rimodificato, ripensato, rivissuto. Questa è la legge numero uno.
quando ci dicono perché l'Italia c'ha il petrolio, non è ancora culturale, sbagliato. Ok, allora adesso noi passiamo a dire vogliamo agire queste cose, abbiamo, mentre qualcuno mi ricordo come se la smazza con la sovrintendenza, che peraltro fa un lavoro fondamentale e deve scegliere, come diceva prima, che cosa conservare tra le molte questioni che sono in ballo, questo è un atto creativo a sua volta. Il mondo che si crea intorno alla comunità che sta ripensando cosa può fare a godere in qualche modo darsi un'identità, un modo di lavorare e sapendo che il suo scopo è creare nuova conoscenza sulla base dell'esperienza che è accumulata, che si è sedimentata, che è lì nei suoi segni tangibili. Se posso solo aggiungere una noterella, però che mi sembra importante, che a mio avviso non si tratta di fare così abbandonando tutte le tradizioni di ricerca, di formazione, si tratta di aggiungere una nuova dimensione, per cui questa opposizione che spesso viene invocata tra le tradizioni consacrate di ricerche o di lavoro con il patrimonio versus no, il digitale, questa è una falsa opposizione. Beh, non stiamo parlando, per tutti i mutamenti che comporta il digitale rappresenta sempre un prolungamento arricchito da queste radici, tu l'hai detto proprio all'inizio. E questo è il punto, perché in realtà noi siamo, secondo me strategicamente ci dobbiamo dare un primo compito, che è prendere di petto quella parte del risultato dell'innovazione digitale degli ultimi 20 anni del quale stiamo soffrendo adesso, cioè la banalizzazione, il senso di perdita di qualità. Quando tu dici amico di Facebook non stai dicendo un amico libero, no? C'è una banalizzazione, c'è una cosa più grande, no? È evidente. Allora, però come facciamo in un mondo nel quale l'interpretazione delle opportunità digitali in questo momento è diventata, si è concentrata, si è profondamente radicata intorno a queste piattaforme che quando sono utili, divertenti, interessanti, sono anche banali. Dal punto di vista culturale, il primo compito che potrebbe avere un centro di propulsivo culturale come questo è quello di ridare spazio, strategia e possibilità all'umanità nelle relazioni del mondo. Assolutamente. Bisogna modellare quella qualità. Cioè, è facile criticare i social, dire che la cultura digitale è quello, però la realtà è che è uno strumentario come ogni altro strumentario, che va usato con uno spirito critico, creativo, con rigore. E sono questi nuovi modelli che, a mio parere, dovrebbero essere magari l'obiettivo numero uno di un'iniziativa importante come questa. Quindi la qualità diventa l'obiettivo strategico e gli strumenti digitali sono la risorsa crea la possibilità di modificare, per poi a un certo punto la qualità che era qualità 50 anni fa oggi non lo è più, non necessariamente, e soprattutto nei prossimi 50 anni non sarebbe necessariamente questo. Quindi noi quando per esempio pensiamo a Modena nel contesto emiliano, nel contesto europeo, nel contesto globale, Modena parla di qualità attraverso questo suo, anche attraverso questo suo progetto. Che cosa succede perché questo? La prima questione da affrontare, qual è? Dire che è possibile, ok? E poi creare una quantità di possibili di sperimentazioni che ne emergono alcune. Cos'è? Ma è proprio come hai descritto, secondo me il punto di partenza deve essere molto concreto, molto pratico, perché è facile parlare di quello che dovremmo fare o meno, possiamo dibattere ad infinito, però quello che veramente comincia a costruire quel futuro che vogliamo sono non le prove, ma i modelli che uno sa, noi stiamo
cioè sappiamo istintivamente quando vediamo qualcosa che è pieno di significato o meno, cioè, per cui quella realtà va modellata un passo alla volta, sì, sicuramente con una serie di progetti magari in diversi settori che cominciano a catalizzare questo nuovo assetto che vogliamo e che rafforza e soprattutto rivitalizza queste istituzioni, perché proprio come nel contesto del quel tratino, la direzionalità deve sempre essere almeno B, anche tri. Allora, seconda legge, con la cultura si mangia. Sì. Ciò che un precedente ministro delle finanze aveva detto, la cultura non si mangia, è sbagliato per noi, con la cultura si mangia, anzi non si mangia senza cultura, non c'è una vera possibilità di fare. Uno dei modi con i quali ti si può descrivere è quello della persona che si occupa di design, perché poi alla fine il design è così poco definibile che è l'insieme di una consapevolezza tecnica, una consapevolezza umanistica a sua volta, una specie di mestiere dell'unione dei puntini, non so, che poi crea una forma. Il design per noi che cosa può essere? È un laboratorio di design o è la cultura di fondo? Cos'è? A mio avviso il design è centrale per un progetto di questo tipo, perché il design per me, e questo l'hai anticipato nella tua risposta, è una forma, una pratica di traduzione, se vuoi, dalla ricerca pura al settore applicato, dall'idea al concept, all'oggetto, se vuoi. Ed è questo, sono questi processi che poi stimolano uno sguardo nuovo, che stimolano l'innovazione. È quasi troppo facile produrre delle conoscenze in un laboratorio e lasciarle isolate lì. Nel momento in cui bisogna comunicarle, uno impara tante cose che non riesce neanche a vedere prima di essere sotto pressione. E quella pressione che porta frutto, che bisogna creare, proprio ed è per questo che l'aspetto di questo mondo che si sta aprendo, che è rivolto a coinvolgere sempre un audience, un target audience diverso rispetto agli strumenti tradizionali della comunicazione scientifica e culturale, mi sembrano veramente potentissimi. Cioè, la bellezza di una data visualization fatta veramente bene non bisogna spiegarla, cioè, si spiega da sola. E questo non è vero per tutte le forme di comunicazione, però è un modello a cui possiamo aspirare, per cui il coinvolgimento di sempre una fascia maggiore della popolazione in questi processi di creazione di contenuti mi sembra un aspetto importante della democratizzazione della cultura e della modellazione di nuove forme, cioè fanno parte dello stesso processo. Ecco, quando dici democratizzazione della cultura fai venire in mente dei rischi, insomma, no? Perché in qualche modo, secondo alcuni, insomma, stiamo verificando in modo palpabile in questo periodo, sia nel, non so se tra democratizzazione e cultura c'era un trattino o no, ma per adesso non c'è, non so come dovremmo mettere. D'accordo, sì. Allora, per andare ancora, insomma, come dire, sul concreto, no? Mettiamo che qui si è capito che c'è un potenziale, ci sono delle persone, c'è un insieme di, comunque anche di risorse, no? Economiche, c'è una consapevolezza, ci sono delle persone visionarie, c'è il senso del possibile, ne parlavamo prima, è straordinario, non è normale in Italia, è una situazione particolarmente favorevole. Ok, allora adesso andiamo avanti, ci siamo dati un obiettivo strategico, abbiamo detto che è un obiettivo anche significativo dal punto di vista della città, economico, della sua collocazione nel mondo. La prossima cosa è, non dico dare dei suggerimenti su come farlo, perché poi effettivamente deve essere fatto dalla città e dai suoi rappresentanti, ma alcuni esempi che tu hai visto nel mondo, perché
Insomma, anche tu sei andato a Cambridge a creare una cosa che prima non c'era, no? E adesso quella cosa, nata solo 10 anni fa, è richiesta da tutto il mondo come fonte di discernimento della buona politica culturale, no? Quindi, com'è stato? Quali sono state le cose che l'hanno trasformato un'idea così importante, visionaria, ma che partiva dal nulla, e l'hanno trasformata in una risposta a domande vere che si pongono in molte parti del mondo? Ottima domanda. Prima di fondare Metal, io sono arrivato a Harvard nel 2009, ho dedicato un anno e mezzo a visitare tutte le collezioni culturali dell'Università di Harvard. E non so quanti sapete che io sto parlando qui di come andare al British Museum e poi chiedere di visitare tutti i magazzini intorno alla città di Londra. Cioè, un anno e mezzo era quasi insufficiente. Ci sono 72 biblioteche a Harvard, ci sono 12 musei, tra cui alcuni veramente di livello mondiale. Per cui prima di sapere cosa sarebbe il MetaLab, ho fatto una specie di recensimento di tutte le ricchezze dell'università, come punto di partenza per capire dove erano le aree di opportunità. Per cui per me il punto di partenza anche per questo progetto sarebbe veramente di due tipi. Uno, di identificare quali sono i problemi che vogliamo risolvere, i più interessanti, che possiamo usare come una specie di motore, di leva, che ci aiutano a mettere insieme gli attori fondamentali per usare queste sfide come opportunità non solo di risoluzione, ma anche per costruire proprio quella piattaforma che sia adatta alle esigenze, alle necessità, alle opportunità di questa città, di questo contesto particolare. Il secondo è veramente di guardarsi intorno per vedere se abbiamo preso in considerazione tutte le possibilità, perché la ricchezza di una città storica come questa si esprime in tanti modi: patrimonio architettonico, collezioni di ogni tipo, istituzioni, persone, e nessuno può, è difficile tenere in testa tutto questo allo stesso tempo, però è un ottimo punto di partenza per capire dove sono le aree di opportunità, per cui ambedue sono dei meccanismi, secondo me, molto più utili che non partire da un principio teorico e scendere verso la realtà. Si parte dalla concretezza di quello che sono, chi sono i partecipi, cosa hanno, quali sono i problemi, quali sono le aree di opportunità, le aree di eccellenza esistenti, le aree che dovrebbero essere presenti ma non lo sono, per cui è un processo che richiede molta particolarità, cioè deve ingranare con una realtà concreta, non con una realtà teorica. La filologia non è una cosa campata per aria, è studiare punto per punto e andare a punto. E questo no, perché poi viene dimenticato. Io la mia volta, nel mio piccolo, ho cominciato facendo ricerca in archivio ed era trascrivere i manoscritti su delle schede a mano, cioè, quello era una possibilità. Adesso le possibilità sono diverse, è chiaro che c'è una... però il tempo della fruizione, della fatica, dell'impegno fa parte di una cosa che c'entra con la qualità, no? Perché non è che... cioè, le cose che verranno prodotte dopo questa mappatura, dopo che ci si sarà resi conto di che cosa va valorizzato, che cosa lo è poco, che cosa... Poi a un certo punto partiranno delle attività, la cultura è una piattaforma di azioni, di attività, insomma è una cosa che abilita, che ci consente di sperimentare, che ci consente di trovare nuove possibilità, di fare evolvere quello che si ha. Ma a un certo punto insomma, si comincerà a dire, bene, questa cosa qua la mettiamo da parte. Si cominceranno a creare delle conflittualità, si cominceranno a creare delle forme di discussione civica. È necessario un metodo per discutere queste cose. Tra l'altro con la
città, non soltanto con gli addetti ai lavori. Tu da questo punto di vista vedi delle buone pratiche, cioè una sorta di co-design, una sorta di partecipazione alla creazione di quello che deve essere fatto? Io sono convinto che non c'è una soluzione unica. Ogni progetto richiede un approccio specifico che si confà proprio alla sfida in questione, per cui ci sono sicuramente progetti che devono avere una facciata pubblica molto attiva, molto cioè, centrale, altri progetti magari che richiedono modelli alternativi di coinvolgimento dei partner, ma per cui credo anche se magari ci sono alcune regole condivisibili, alcuni principi di base che possono informare un processo di sperimentazione, che si parte sempre dai problemi che impongono, le domande che ci pongono i materiali, le istituzioni stessi, prima di cominciare a proporre delle soluzioni, o dei processi che ci portano verso. Come vedi sono un americano, cioè, americano molto pragmatico. Non c'è niente di male, insomma, nessuno è perfetto, però non è gravissimo, anche perché francamente parli bene l'italiano. E lo volevo usare questo come un aggancio, perché poi alla fine strategicamente ho fatto la Bocconi, anche io non è perfetto nemmeno perché, e quindi a un certo punto mi domando ok, ma poi le risorse che mettiamo in questo, che finalmente vengono pensate come investimento, non come costo, eccetera, a un certo punto dovranno tornare, no? E Modena, che in qualche modo mette le sue risorse su questa cosa, le rivedrà tornare in vario modo, come cultura e capacità di fondo della sua popolazione, come senso del possibile, tante cose. Però a un certo punto si presenterà anche verso il resto del mondo dicendo ti svelo una cosa che non avevi mai pensato fosse possibile ed è qua. Un aggancio sta nel fatto che nel mondo c'è un sacco di gente che, non so tu come ci sei arrivato a sceglierlo, pensa all'italiano come una lingua che è importante da conoscere. Ci sono 400.000 giapponesi che studiano italiano, ci sono in Canada è la terza lingua studiata, non so, tu, cioè cosa c'è nella, visto da fuori, perché poi l'Italia vista da fuori è sempre in qualche modo più interessante che l'Italia vista da dentro, non so perché, cioè, è un fatto noto insomma, questo degli italiani che non si riescono, come dire, ad apprezzare da soli. Però per conoscere, diciamo, che mercato avrà la cultura che nasce qui nel resto del mondo, una delle modalità potrebbe essere quella di scoprire chi è interessato all'Italia o all'italiano addirittura. Non c'è dubbio, la cultura anglo-americana, l'interesse, passione, proprio si può parlare di passione per la cultura italiana, era già fortissimamente presente nella seconda metà dell'Ottocento. Cioè, la società dantesca americana è stata fondata prima della società dantesca italiana, cioè, per farvi capire. No, mi stupisce. Questo spiega, per esempio, la presenza di Bernard Berenson a Harvard, per esempio, il fatto che proprio la disciplina della storia dell'arte è nata come studio dell'arte italiana sul continente americano. E che ancora oggi la sua presenza è fortemente sentita in tutte le aree culturali, le discipline culturali in particolar modo, però anche nella storia dell'innovazione, cioè vorrei sottolineare che cioè, io ho vissuto per 26 anni nella Silicon Valley e mi sono stupito tante volte di trovarmi davanti a CEO italiani, cioè della diaspora, da Olivetti ai capi di alcune delle aziende più importanti della Silicon Valley, per cui una presenza anche a livello dell'innovazione tecnologica, particolarmente nel settore della cultura.
addirittura la scansione, per esempio, di siti archeologici, di edifici, un settore di eccellenza. Ci sono tanti di questi esempi, per cui da una parte c'è un appetito all'estero per la cultura italiana, però c'è anche, ci sono delle eccellenze che sono presenti anche nell'ambiente proprio dell'innovazione a livello mondiale, per cui cioè si tratta di magari di connettere quelle due dimensioni con modalità nuove. Magnifico. Senti, o mi sono distratto, a un certo punto Canali l'hai saltato. Cosa ci avresti detto come la sesta parola che avevi citato nella tua frase? Avevi detto dati, reti, pubblico, archivi, attori, canali. Era multicanali, la comunicazione multicanale. Ok, quindi sì. è una cosa sulla quale dobbiamo riflettere ulteriormente, sì. Perché certamente cioè, il museo non è il luogo nel quale si trovano le cose, ma è quell'interfaccia complessa nel quale arrivi, connetti con il pubblico, eccetera. Questo è. D'accordo, stiamo andando verso il finale, vorrei riavere tre cori qua sul palco che sicuramente bolle di idee da dirci. Vuoi concludere tu? Concludere per ringraziare a nome di tutti voi, Carlo Biase e Jeffrey Schnapp, che ci hanno offerto una lezione, una conversazione straordinaria. E per lanciare anche un certo messaggio di fiducia che non nasce solo dalle loro parole, ma nasce da quello che a Modena si sta facendo. Introducendo questo incontro vi ho parlato delle cose che stiamo facendo, ma forse ancora più importante è la forma di questo fare, perché AGO è il risultato di una combinazione fra la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, il Comune di Modena, l'Università di Modena e Reggio Emilia e il Ministero dei Beni Culturali, che qui è rappresentato da gallerie estensi e dalla biblioteca estensa. Per chi conosca un po' la storia politica della città o si occupa un po' di marketing strategico, si sa da almeno 30 anni che le città che hanno avuto successo in Europa sono le città dove si è realizzata una convergenza forte fra tutte le istituzioni e fra le forze sociali legate alle istituzioni. Quindi il segreto del successo di questo progetto e di ogni altro progetto è quando le città sanno darsi dei piani strategici che vedono queste alleanze forti, che è quella che si realizza in AGO. Quindi volevo sottolineare in particolare questo aspetto. C'è un fare, ma c'è anche una forma del fare che è tanto importante quanto il fare stesso. Dunque, grazie. Noi prenderemo l'abitudine, quando personaggi importanti hanno l'opportunità di venire, di, secondo le più moderne modalità, prenderemo l'abitudine di condividere il piacere di conversare con personaggi che hanno tanto da insegnare. Quindi spero di avere prossimamente altri appuntamenti a cui invitarvi a nome dei quattro soci, diciamo, di AGO. Buon lavoro a tutti.